Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Cyberpunk 2077. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati. Siamo pronti a proseguire la missione. Quindi ci dobbiamo sedere sul sedile del passeggero. Stavolta tocca a noi proseguire, insomma, con quello che ci interessa a noi. Una cosa che al momento ancora non abbiamo fatto, perché noi stiamo spippolando pian piano, però effettivamente andiamo avanti abbastanza prepotentemente, nel senso che abbiamo fatto tante ore, però molte cose ancora non mi ci sono addentrato a vederle. E una cosa che ancora non abbiamo visto praticamente per niente a livello di creazione, oltre a poter creare naturalmente, come vi ho fatto vedere l'altra volta, alcune armi direttamente dal nostro inventario, per quanto al momento è ancora bloccato perché non abbiamo più che componenti ci serviva anche un'abilità per creare armi rare. Possiamo naturalmente anche potenziare le nostre, come vi dicevo nello scorso episodio. Mod e potenziamenti ancora non li avevo fatti per il semplice fatto che vedete che cambiamo tantissimo le armi, le cambiamo molto di frequente. Però mi sembra è una parte che ho tagliato. Però una volta mi ero soffermato a farmi vedere queste cose di creazione e potenziamenti. Però mi sembra che, visto che alcuni me lo chiedevano, probabilmente è uno di quei tagli che faccio quando il video esce troppo lungo. Magari vi tolgo le parti dove mi soffermo un po' più sui menu. E forse una delle parti dove siamo andati a vedere il potenziamento non c'è, quindi non l'avete mai visto nel video. E praticamente, come detto, possiamo andare a selezionare una delle nostre armi per andarla a migliorare. Questo qui è bloccato perché, come detto, non possiamo lavorare su queste che, se non sbaglio, sono epiche. Ma, ad esempio, queste altre, ecco, già lo possiamo fare. Naturalmente, più è rara un'arma, queste qui epiche ti richiedono molte componenti piuttosto difficili da trovare. Quelle rare, qualcosina ce l'abbiamo, ma neanche tanto. Quelle un po' più barbone, come ad esempio la pistola che stiamo usando, ci richiedono questi qui, che in realtà ne abbiamo pure in quantità. Quindi, volendo, che ne so, possiamo anche buttarci sopra uno di questi e la portiamo a 153. Vedete, abbiamo utilizzato un po' di questi componenti che ne abbiamo veramente in quantità, visto che comunque ne utilizziamo, smantellando tante armi, questi li accumuliamo. Vorrei però vedere una cosa per quanto riguarda il nostro personaggio, se a livello di creazione magari, ecco, oltre ad avere più oggetti quando smontiamo, smontare oggetti fornisce una probabilità, vabbè, di ottenere componenti bonus della stessa qualità dell'oggetto smontato, più che altro anche quelli potenziare gratuitamente un oggetto, no? Magari avere meno oggetti leggendari, ecco, queste le dobbiamo sbloccare. I consumabili sono più efficaci del 25%, dobbiamo arrivare a livello 9. Questo a che livello dobbiamo arrivare? A livello 12, madonna, ci vuole un po'. Le granate infliggono, oddio, è utile sia questo, perché i consumabili effettivamente è utile come cosa. Consumabili immagino anche cure, quindi facciamo una cosa, 1 e 2, e questo lo mettiamo. Questo qui, come detto, dobbiamo arrivare a livello 12. Però magari nel mentre ci sblocchiamo questo. Le granate infliggono, vabbè, granate poi vediamo. Cianfrusaglie smontate potrebbe anche essere una buona cosa. Però, come detto, adesso mi sono soffermato un pochino di più su sta cosa, perché, come detto, non l'avevamo ancora vista. E magari un altro livellino, facciamo arrivare a 160 e via. Non aumenta il valore, quindi non conviene tantissimo, perché già so che st'arma pian piano l'andremo a defenestrare. Il tuo livello è troppo basso per potenziare questo oggetto. Ok, questa non la sapevo, quindi per il prossimo livello per noi non va bene. Comunque, bando alle ciance, signori, dai, andiamo con la missione. Qualche volta, come detto, se mi soffermerò anche su queste cose. Che è successo? Ah, ok. Di chi è la centrale? Governo o corporazioni? Che differenza fa? Chi credi che muova i fili del governo? Volevo solo sapere a chi stiamo per pestare i piedi. Vi, guardati attorno. È semplice. Tutto quello che vedi appartiene a una corporazione. Allora. Mi piace fare incazzare i corporativi. Come ti è venuta questa idea? Aspetta, riformulo. Rogue, Nash, i Raffa. Occhio a ciò che dici, V. A te piace fare incazzare tutti.
Beh, in tal caso è un bene che io sia dalla tua parte, no? Sì, infatti. Tutto sommato sì. Allora. Vabbè. Cambiamo due chiacchiere. Argomento. Qual è la cosa più strana che hai trasportato? Cos'è? Il momento delle domande? Forza, rispondi. Il viceministro delle finanze del Caucaso. Quello è portare, non contrabbandare. Era nel bagagliaio. Ah, oh, oh, ok, ok. Una lunga storia, forse un giorno te la racconto. Onesto, onesto. Va bene, va bene. A questo punto mi sa che possiamo skippare il viaggio. Vediamo se ci dà il comando, se ancora non è possibile. Siamo quasi alla diga. Fermiamoci un attimo. Andate fermi, così, contromano? Calibriamo la torretta subito. Voglio che tu riesca a usare anche la mitragliatrice. Avremo più possibilità. Come facciamo? Dica lei. Connettiti qui. Vado? E vabbè, dai. Come mi connetto? Link personale? Altrimenti come? Occhio al jack. A volte fa un po' gioco. Bene. Sono connesso. Un attimo. Prima la diagnostica. Merda, continua a darmi errore. Strano. Cerco una soluzione. Siamo noi, e forse. E ora, Panam, ti presento Johnny. Nel mezzo del fottuto nulla. Ben fatto, Vi. Ehi, credo che il tuo impianto abbia un virus. Quello sulla nuca. Ma la connessione è sicura? Ho un bioprocessore in testa che opera indipendentemente da me. Probabilmente la tua diagnostica ha rilevato quello. Ok. Ma non ci saranno perdite di dati tramite il link personale. È sicuro? D'accordo, cerca di non rompere niente. Ci proviamo. Ok, incrociamo le dita. Vedi quella pila di rifiuti? Spara una raffica breve. Io penso alle calibrazioni. Allora, scan, spara, riduci, ingrandi. Ah, possiamo anche zoomare. Raffiche breve, rifiuti? Tu calibra, io sto a mira giusto. Se vuoi farti un sonnellino, prima. Bene, prossimo bersaglio. Colpo singolo. Dove? Ok, un'altra volta. Raffica più lunga. Ottimo. Direi che ci siamo. Non è stato così difficile, no? La calibrazione va bene, ma dovresti aggiornare il software. Scanner, controller. Tutto di almeno due generazioni fa. Ho visto tecnologia migliore nel cesto delle offerte del mercatino di Kabuki. Lo sai? Sì, ok. Ma l'importante è che funzioni ora. Allora dov'è questa centrale? Lo vedrai tra un attimo. Conosco un punto. Da lì avremo una buona visuale. Voglio solo controllare che l'aria sia scura. Sabotare una centrale corporativa. Assaltare un convoglio corporativo. Rapire un corporativo. Ti piace la parola corporativo o vuoi dirmi qualcosa? Sai una cosa? Cominci ad assomigliare a me. Di 50 anni fa. A parte il carisma e un cazzo impressionante. Uè, quello che ci abbiamo noi, cioè. Siamo d'accordo, dopo tutto. Ti ricordo che voglio Hellman per me. Non per fottere l'Arasaka. Parliamo di vita o di morte. Della mia vita o e della mia morte. Io ti ricordo che è colpa dell'Arasaka e della loro tecnologia del cazzo se siamo qui. Chi se ne fotte del motivo? Il fine giustifica i mezzi. E al momento il tuo fine è sopravvivere. Attenzione, che qua... Sembra tutto libero. La zona è deserta. Non vedo pattuglie. Quel bestione è l'unità di stoccaggio. E vedi le antenne? Ogni antenna capta le microonde dai satelliti in orbita, che poi vengono convertite in energia elettrica. Quindi... La centrale serve tutta la città? Sinceramente, non ne ho idea. Lo scopriremo presto, mi sa. Le antenne arrivano fino all'interstatale. Scateniamo una reazione a catena dall'unità di stoccaggio. E ogni antenna emetterà un intenso impulso EMP. E il nostro AV volerà dritto nella rete. Dobbiamo solo attivare l'impulso al momento giusto. Cominciamo. Arrivati alla centrale, sovraccarica i sistemi. Io creerò un bypass per il detonatore. Allora, vabbè, usiamo quelli con i bonus. Perché non iniziare dai trasformatori scombinando i voltaggi? Dovrebbe accelerare il processo. Vedi come siamo tecnici, eh? È solo che... Sì, sì, lo so, i convertitori. Ma non saranno un problema. Alzerò tutto oltre il massimo consentito. Mi leggi nel pensiero.
Vai, va. Ora che si fa? Ora aspettiamo. Dobbiamo coordinarci con il piano di volo della prima. Bene. Ok. Beh, poi le missioni sono tutte molto infognanti. Voi mi raccomando, ragazzi, come sempre, lasciate like e condividete, per supportare la mega seriona. No. Dai. Perché me lo chiedi? Rogue aveva ragione. Vi. Ha detto che eri brava e aveva ragione. Sì, immagino di sì. Ma dobbiamo ancora prendere quella V. Quindi aspetterei prima di incensare la Santa Rogue. Sai cosa? Credo di averti capito. Oh, ma davvero? Scegli, chiudere la missione o dimostrare che Rogue aveva torto. Fanculo, faccio entrambe le cose. C'è ancora... sì, Johnny ormai si è piazzato là dietro, oltre che nel nostro cervello, ma questo è un dettaglio. L'importante è che non faccia danni nel tronco encefalico. Poi faremo anche un'altra cosa, poi vi dico, non so quando, magari... Boh, vediamo quanto dura sta missione, perché comunque... Essendo sempre in zona, la sto proseguendo, dai, vorrei, diciamo, terminarla per poi passare anche alle altre, anche le secondarie. Tra le secondarie voglio recuperare una cosa, poi, come detto, andremo a vedere. E vabbè, saltiamo il percorso, va. Volevo vedermi un po' la camminata. Ok, arriveremo tra poco. Ripetiamo. Andiamo lì. Fottiamo i sistemi e teliamo alla svelta. Tieniti forte, potremmo ballare un po'. Vai. Preparati. Ok, sono pronto. Ojo, eh. Aspetta, ho capito. Pensaci in fretta prima che ci colpiscano. Aspetta, zoomata. Ok. Direi bene. Tutto qui. Se ci sbrighiamo. Occhio. Oh, madonna mia, che tirata di freno a mano. E ok. Trova i comandi. Io connetto il detonatore. Presto, vi. Dammi un attimo. E che cos'è? Allora. Sovraccarica. Oh, merda. Vabbè, ha funzionato, no? Sta a friggere pure il cervello, ma va bene. Non c'è niente di raro qui dentro, dai. Secondo me sì, dai. L'emicrania da panico. Dai. Respira. Ah, merda, forse abbiamo un po' esagerato, Panam. A te che te frega, figurati. Le vedi? Tutte illuminate e intermittenti come un albero. Volevi uno spettacolo e l'hai avuto. Cazzo, sì. Andiamocene da qui prima che accenda anche noi. Attenzione con queste manovre. Vi scappa prima che succeda qualcosa al cibo. Grazie per il consiglio. Stavo per organizzare un picnic, stendermi e prendere Dico un po' sul di sole. Serio. Occhio, la prossima. Johnny. Porca troia. Che te eri fulminato? Ok, sto bene, ma esci da quel cazzo di posto. Non un'esecuzione perfetta, ma comunque è andata. Come non un'esecuzione perfetta? Funziona. Sì, funziona. E non vedo sbalzi nella forza del segnale. Dobbiamo solo allontanarci per evitare che l'impulso colpisca anche noi. Quella collina, ci piazzeremo lì. Vai, vai. Dobbiamo avere una buona visuale sulle antenne. Poi aspetteremo. Ci fidiamo. Ok. Sì, la sicurezza era abbastanza approssimativa, comunque, 3-4 droni. Però sto GP mi piace, sta attrezzato bene. Ti dico la verità, molto molto bello. Poi compreremo qualcosa pure noi. Don't worry. Tieni. Ho sempre sognato di spingere un grosso pulsante rosso. Quando lo attiviamo? Non ti preoccupare, lo tengo d'occhio.
Tu aspetta il mio segnale e poi attiva l'impulso. Non se lo aspetteranno mai. A proposito. Mm? Stiamo per abbattere un mezzo della Kang Tao da milioni di euro dollari. Vabbè. Come ti fa sentire? Faccio saltare cose. Me l'ha ordinato il dottore. Ed è esattamente quello che voglio sentire. Stavo notando. Cosa? Il silenzio. Il ronzio della città. Le voci delle persone, gli odori. È tutto sparito. Soltanto il vento. Avevo dimenticato che esiste la quiete. Mm-hmm. A parte gli odori, forse. Hai presente i coyote? Difficile non notarli. Pensavo fosse il deodorante della tua Thornton. Ah, fanculo. Meglio se ti concentri sulla V. Tieni gli occhi aperti. Ma sei tu quella col binocolo, quindi... Qualcosa svolazza lì sotto, ma non credo siano loro. Beh, svolazza un po' tutto da tutte le parti, quindi... Eccolo! Arriva da Pacifica! D'accordo, preparati. Ancora un secondo... Un secondo. Ora. Boom. Ecco fatto. Merda, che succede? Porca puttana. Cazzo. E niente. Ok. Peccato. Panama, il motore funziona ancora. Cazzo, si allontanano. Non per molto. Dobbiamo seguirlo. Solo un attimo. Panama, che stai facendo? Ok. Mi serviva vivo, però ti avevo. Quel bastardo è nostro. Andiamo. Sì, no, non è il modo. Stare in volo dopo una botta del genere. O a terra o si schianta. L'hai rilevato? Sì, AV non identificato. Perde quota. Mitch, Scorpion. Che diavolo combina? Finisco qui ai generatori. Seguili, arrivo tra poco. La batteria dovrebbe Scorpion, reggere. Qui Panam, non avvicinatevi alla B. Ripeto, non avvicinatevi alla B. La sicurezza sta arrivando. Non ci sento. Era Kang Tao. Aspettami, anzi, va via da lì. Probabilmente vogliono aiutare i sopravvissuti, senza sapere che sono corporativi. Non mi sentono, l'impulso sta interferendo. No, secondo me se vogliono andare a fregare le cose. Droni. Sì, preparati. Pronti. Cercherò di rallentarsi. Ho capito se... Non glielo permetteremo. Dobbiamo raggiungere Mitch e Scorpion. Aspetta che non vedo una cippola. Aspetta, fammi zoomare. Mazza come volano. Aspetta. Attenzione. Ma non vedo niente. Cazzo. Mi sa che è ancora inceppata. Lo sistema. Sì, ma... Passo all'autopilota. Ok. Mo stava di... Chi guida? Sono alle calcagna. Lo so. Giustamente 2077 l'autoguida, funzionerà. Cazzo, non si vogliono aprire. Ancora un secondo. Cazzo. Madonna. Aia. Niente, sto bene. Ok. Funziona mo la torretta? Un momento è ciò che serve. Sì, ok. Finiti? Sembra di sì. Apparentemente, eh. Ok. Ma a terra quello o no? Dai. Tu stai bene comunque? Teniamolo d'occhio. L'ho visto, dietro a quella collina. Bene, una cosa in meno di cui preoccuparci. Tutto a posto. Madonna, tutto ok. Proiettile vagante. Pensi di farcela? Certo. Niente di serio. Non preoccuparti. Ehi, bello, dove sei? Mm-hmm. Giù, Scorpion! Continua a trasmettere su un canale aperto in caso non abbiano sentito la prima volta. Porca puttana! Qua finisce molto male. Hai sentito quegli spari? Sì. Gli è successo qualcosa! Controlliamo! Che colpa mia! Il relitto, ma non Scorpion. Né Mitch. Posso scendere? Sembra scaduto. Vabbè, prova, che te frega. Io ce n'ho un pochino, se te possono servire, eh. Vi, connettiti al drone.
Scansioniamo l'area. Dobbiamo orientarci. Ah, io sarei sceso un po' più a testa bassa, però. Ci tracceranno. Attivo il mascheramento. I loro scanner sono andati, sono ciechi. Ok, ottimo. Andiamo. Sei connessa al visore. Vi. Si hanno ucciso gli Aldecaldo. Si hanno ammazzato Mitch e Scorpio. Non posso. Io lo so, lo so. Connesso. Ho il controllo. Allora, scansione il luogo dell'impatto. Aspetta un po'. Droni da combattimento. Sistemi di difesa attivi. Hanno fortificato la zona. Aspettano rinforzi. Merda. Aspetta un po'. Qui si mette male. E allora, aspetta. Scansiona l'area in cerca di segni della opzione. Scansiona gli agenti della Tau. Sì, io vorrei scansionare tutti, ma non. Non sembrano quelli, ma. Senza ferma, però. Corpo e niente. Del cazzo. Hanno un lanciarazzi. Se ci avviciniamo troppo, ci fanno a pezzi. Ho capito, se te stai fermo. Mitch! È vivo! L'hanno preso! Ok. Possiamo eliminarlo. Aspetta un po'. Forse. Allora, scansione l'area in cerca. Dobbiamo arrivarci. Gli agenti della. Mi manca qualche agente allora. Questo l'abbiamo scansionato. Quello ho fatto. Questo è fatto. Questo pure. Aspetta, c'è qualcuno là. Ok, questo l'avevamo fatto. E chi c'è manca? No, no, no. Ok. Scansione agenti. No, no, aspetta. Mi dispiace. Il tuo clan. Aldecaldo. Sì. Sono morti. Aia. Tutti quanti. Sì, lo so che ci possiamo disconnettere, ma volevo vedere se riuscivo a segnare tutti questi, ma apparentemente no. Ok. Se non fosse stato per quel cazzo di glitch, li avrei avvertiti. È tutta colpa mia. Perché diavolo stavano seguendo la V? Idioti. Ascolta, abbiamo visto Mitch. Probabilmente hanno anche Scorpion. Li troveremo e li aiuteremo. Se sono ancora vivi. Lo sono. Andrà tutto bene. Attento al lanciarazzi. Ci farà pezzi se ci avviciniamo. No, vabbè. Ok, ecco il piano. Tu resti in auto. No, no, rallenta. Vengo con te. Sono i miei amici. Panam, odio contraddirti, ma sei ferita. Aspetta in auto. Io andrò a distruggere quel lanciarazzi. Io. D'accordo. Ma ho il fucile di Mitch. Cercherò di coprirti da qui. Va bene, buona dai. Buona idea. Procediamo. Allora, controlla il luogo dell'impatto. Sì, poi dobbiamo cercare pure da abbattere quel coso, allora. Piano piano. Zona ostile, un attimo. Allora, sconfiggi gli agenti della Kongtao ed elimina la torretta come principale missions. Ma quelli me li hai segnati, gli agenti? Li ho scansionati, ma. Il drone di sicurezza è problematico. Cioè, per carità, possiamo bloccarlo più o meno, ma. Aspetta. No. Quello è un problema però perché ci vede da lontano. Allora io. Oh merda. Ma non mi posso allungare io, no? Questo è un problema. Esci allo scoperto. Individuazione sospetto. Esci allo scoperto. Va bene, mentre comunque teniamoci pronti. No, ma vedi che.
Allora. Vai, vai, vai. No, eh? Ah, non funziona così. E allora, scusa. Beh, se non sono organici e quindi non possiamo beccarli, come così. Questo sembra aggressivo. Forse ce l'ha messo qui appunto per cecchinare dalla distanza, per quanto la pistola ha il suo perché. Allora, datemi un attimo perché sto fucilazzo che ci ha sbloccato magari è molto figo. No, in realtà no, fa più danno questo. Può essere caricato. Allora, facciamo così. Anche la pistola in realtà possiamo caricare. Ok. Vabbè, figurati, meno male che siamo già. Lascia perdere il soggetto, non ti preoccupare. Aspetta. E questa, scusa, come la faccio a caricare? A caricare. Non era questa che potevo. Scusa, Può essere caricata per scagliare un potente colpo. Scusa, come? Non sembra funzionare il colpo caricato, nel senso. Devo capire come funziona con le pistole. Attenzione pure a questo che... Allora, questo potrei comunque... Allora, se sta fermo. Aspetta. Ok. Questi sono i tipi che si erano insinuati con cattiveria. Caffettino? No, vabbè, va. Allora. Guardate che lì ci sono comunque cose epiche da recuperare. Epiche, insomma. Eccola là, la torretta. Merda. Ma funziona così? Non credo. Ci fa meno male la torretta che alcuni quando ci sparano. È normale sta cosa. Secondo me comunque non dobbiamo fare così a azzardo. O no? No, penso che dobbiamo sbloccarla. Bloccarla da qua, sì, infatti. Libera. Ok. Sto arrivando. Aspetta, che nel mentre io qua frego cose. Momentus, momentus, momentus. Posto? Ok. Allora. Faccio con calma e circospezione perché. Ora! State indietro! Arretrate e gettate le armi, altrimenti sparo.
Ripeto, gettate le armi adesso. Calmati. Possiamo risolverla senza ulteriori morti. Abbiamo chiamato rinforzi. Stronzate! Ultima chance. Non devi morire per forza oggi. Aspetta. Cosa mai? Parliamo. Perché dovrei credervi? Panam, sparagli! Stai zitto. Ascolta. Questa faccenda non riguarda te. Lascialo andare e dimmi dov'è il tuo passeggero. Non so dove l'hanno portato. Col cazzo! Sta mentendo! Non lo sai o non vuoi dircelo? Fatemi riattivare le comunicazioni e chiederò all'unità. Panam! Ma solo se... Ti ricordi quella cazzo di vero? Cazzo! Panam! Porca puttana! Oh merda. Vabbè, tutto sommato. Stai bene? Ha solo qualche graffio. Che testa di cazzo! Ti hanno colpito. Non è niente. No, non volevo. Mi volevo abbassare. Non riuscivamo a ritirarci, Panam. Si sono riorganizzati in fretta. Hanno iniziato a sparare razzi. Li ho persi tutti. Tutti quanti. Aspetta, direttiva. È qui. Direttiva PO, estrazione e trasporto di risorse strategiche. Mantenere comunicazioni esterne al minimo durante il volo. Priorità sicurezza del passeggero 0. Il passeggero 0 girerà i suoi diritti all'arrivo a destinazione. Durante il trasporto seguirà la direttiva P2OK, okay, che vieta tutte le comunicazioni da e con il gruppo di trasporto. Il gruppo trasportato, incluse situazioni critiche. Mitch! Mitch! Lui sta bene, vero? Ma mi dispiace. Aia. Non ho fatto in tempo. No. No! Ne sei sicuro? No, lui... Scorpio negli altri. Mi dispiace che non siamo arrivati in tempo. Erano brave persone, ottime persone. Non dovevano morire qui. Avrei dovuto fermarlo. Ci ho provato. Non avrebbe ascoltato neanche te. Non ascoltava mai nessuno. Brutto testone. Visto che eri nei paraggi, immagino che seguissi la V. La domanda è perché? Aspetta, intanto perché chiediamo... Perché vi siete fiondati sulla V? Non avete visto le insegne? Abbiamo visto che era danneggiato. Conosciamo la zona, sapevamo dove sarebbe caduto. Chi sapeva che era della Cantao? Credevo gli servisse aiuto. Nel peggiore dei casi avremmo recuperato qualcosa. Ma mi sbagliavo. Tutto bene? Ti serve qualcosa? Grazie di avermi salvato il culo, V. Mi dispiace per i tuoi amici, ma devo andare. Allora, serve il tizio che comunque... era sulla V. Sai qualcosa? Hai visto qualcosa? L'hanno portato con loro, con le nostre auto. Dove? A ovest, una piccola unità, le guardie del passeggero. Cercano un modo per contattare la base. Quindi siete stati voi a colpirli con quelle MP? Lascia sì, fare. Abbiamo cercato di avvertirvi, ma non c'è la ricezione. Se vi hanno preso le auto, possiamo seguire le loro tracce. Devo inseguirli. Resta con Mitch, me la caverò. Vengo con te. Ho promesso di aiutarti. Vabbè, non tu, ora stiamo pari. Quei bastardi hanno ucciso Scorpion. E niente, vabbè, questa è vendicativa, tipo. È inutile. Lo so. È vendicativa, tipo. Io chiamo i ragazzi, ce ne occupiamo noi. Ti lascio la mia auto, non si sa mai. Occhio alla torretta, tende a inciapparsi. E scusa, noi come andiamo a piedi? D'accordissimo. La Kang Tao ha perso i contatti con il suo hobby. Lo starà cercando. Meglio sbrigarsi. Ma Panam... Cosa? Tornerai a prenderla, vero? Promesso. Sì, se no vengo io a piarla quella macchina. Prima che mandino i soccorsi. Molto sportiveggiante. Scorpio negli altri. Senti, so che cosa provi. Davvero. Ti aiuterò a pareggiare i conti con la Kang Tao. Li farò fuori, V. Dal primo all'ultimo. Siamo sulla stessa barca. Fino alla fine. Sai che ti dico, V? Sei un amico. Mi hai dato una mano con Nash, mi hai dato una mano con Mitch. Direi che ti devo un favore. Quell'Hellman. Ti aiuterò a trovarlo. Ah, quindi è così. Stai ripagando i tuoi debiti. No. Tra nomadi ci si aiuta sempre. Oh, quindi ora sono dei vostri. Molto bene. Ma io... Andiamo. Spero non siano troppo lontani. Vedremo. Sono un tipo di strada. Le tracce iniziano qui. Le seguiremo. Aia. Attenzione. Prendiamo la Tourer. Devo... Aspetta, che noi non è che stiamo messi bene comunque. Sono passati di qui. Li vedi?
Seguiamo le tracce e troviamoli. Ok, simulazione in corso. Vai, prenda la moto, signor. Seguici. Io prendo questa. Sono finiti. Con quale sound? Aspetta un po'. E Scorpion diceva che avrei odiato. Aspetta. Scusa, fatemi vedere. Vai con Royal Blue Radio. Siete. Ti conosceva così bene? Forse meglio di quanto mi conosci. Diceva che appena mi fossi stancata della città avremmo fatto scorta di scatolette. Più un paio di termos di caffè e whisky. Ci saremmo messi in viaggio per scappare via da tutto. Come in una vera avventura. Sì, ma lui non c'è più. Figata stavolta. Perché va tutto di merda, merda, merda? Ehi, lo so. Ma sei allora ancora viva. Che volta ci dobbiamo fare? Ho ancora diverse cose da fare. Qualche gita, signori. Vuoi giurarci? In cyberpunk, gite in cyberpunk. Io solo cemento crepato e ruggine. Se pensavano di chiamare i loro amici, devono aver avuto una brutta sorpresa. Attentovi. Questa mi sa che è meglio di quella che ci abbiamo. Senti come schioppetta. Occhio. Mortacci loro. Dove mi fermo, scusa? Mi sa che è meglio che ci fermiamo qua, perché questi sono cattivi. Segui le tracce, neutralizza la gente. Ok. Torretta! Ho capito però. La torretta non so. Ma noi le possiamo fare. Ah, modalità pacifica. Perfetto. Certo, ci giochiamo tanto, però. Cioè, ci giochiamo tutto. Perché l'altra torretta mo ci attacchiamo. No, levati un po'. Quella la disattiviamo. E speravo che mettendo magari la modalità pacifica, visto che ci costa molto di più. Che cazzo, ma che modalità pacifica del cazzo è? Scusa, questa modalità pacifica non è che funziona troppo. Aspetta un po'. Pacifica sto paio di palle. Scusate. Posso staccarla, tipo, per usarla come mitraglione? No. Neanche questa, quella magari l'ho rotta. Vedi? Sì, cazzo! Manipola. Strappa via. Ok. Signori. Se no che stiamo a fa'? Occhio! C'è un cecchino! Fate in fretta! Nessuna pietà! Se li vedo. Mazza come si muove veloce. Questo è per i miei amici, stronzi! Cattiva. Guarda come è veloce il cecchino. Ma scusa, senza mira non è meglio che almeno c'è del mirino. Mantenete la concentrazione! Avanti! Vai, faccialo! Guarda sto stronzo. Olè. Dove stava la torretta? Io sono qui! Merda. Ma tu sei? Ah, ok, te stava sparato, lo dico, eh. Te la sei rischiata. Simulazione di rotta completata. Vabbè, sono arrivati qua e ok. Noi possiamo passare anche dietro. Cerchiamo di entrare nel capanno in modo aggressivo ormai. Ma che fa attenzione? Ma forse non hai capito. Siamo arrivati sparando, mo fai attenzione. Avranno portato Hellman con loro. Serietta. L'abbiamo fatta. Allora sbrighiamoci. Allora. Conviene recuperare le moto, mi sa, però. No? Dove andiamo qua? Vorrei capire se mi devo fare i chilometri. Hanno lasciato qualcuno sulla pista, il resto è con Hellman. Avrei fatto lo stesso. Cercheranno di chiamare rinforzi. Non gli conviene attraversare il deserto senza copertura. Spero che Mitch abbia contattato gli Aldecaldo.
cazzo di interferenze. Merda. Lo raggiungeranno, tranquilla. Sai cosa? Cosa? È la storia della mia vita. Esco da un mucchio di merda solo per finire in un altro ancora più grande. Ma lascia fare. Panam! E trascino con me tutti gli altri. Ho chiuso. Hai capito, V? Se scazzo ancora, farai meglio a darmi un bel calcio nel culo. No, io voglio cercare solo di... Ma tu non hai scazzato niente. Promettimelo. D'accordo, te lo prometto. Porca la puttana. E voglio recuperare moto, signori, che non so quanti mille mila chilometri ci dobbiamo fare. Sta esplodendo tutto. Una sta qua e non è la mia. Ah, io avevo parcheggiato qua, vedi? Dai, seguimi, seguimi. Oh, sta moto mi piace però, eh. Molto prepotente. La radio comunque poi non l'ha messa. Vabbè, non fa niente. Guarda come va a cannone. 130 sullo sterrato. Le tracce portano sulla collina a un vecchio distributore. Sarà lì che tengono. Bella, bella, mi piace, mi piace. Aspetta un po'. Conviene dare prima un'occhiata, magari. No? C'è un sacco di gente. Entra, entra, ma... Droni, pattuglie. Allora, due sono le cose qua. O facciamo saltare tutto. Vedo. Avranno chiuso il... Aspetta un attimo, scusa. Manda qualche parte. Vi, hai visto? Le pompe sono in buone condizioni. Non sembra del tutto abbandonato. Potrebbero aver chiamato rinforzi. Lo scopriremo. E presto. Allora, signori, non credo che riusciremo a fare la stealth. Perché a parte che c'è veramente tanta gente, ma... Cioè, anche volendo mettere col... cecchinazzo, noi non abbiamo un cecchino tale da riuscire a fare una cosa silenziata. Portata 59. Qual è che ci dà più portata? Mi sa quello da 59 proprio. Yes. Vediamo che si ferma. Non uscirete vivi da qui, bastate. Se ne pinci. Fino un po' barbone, ma va bene. Oddio, barbone fino a un certo punto, però, eh. Dobbiamo un attimo prevedere. Vedo un cecchino. Occhio! I loro attacchi. Allora. Ok. E posso? Ah, non è granché utile. Vedo che sparano. Ma tanto sparano. Ammazza su tosti. Ma pure questi sono impressionanti. Che se ci vogliono tutti sti colpi per abbatterli, significa che sono incazzosi. Ok. Bel lavoro, B. Ora fammi capire un attimo dove potrebbero stare gli altri. Perché da là arrivano i colpi, ma io non riesco a capire chi è.
Ah, ok, ok. Vedo delle auto. Nomadi. Le riconosco. Madonna. Avanzate! Ah, però. È un cecchino, ma fa molto più danno quando sta a media distanza più che lunghissima distanza. Oh, merda. No. Non lo vedo, ma provo a sparare random. Ah, la torretta. Sparate! Ok. Beh, ok, in alcuni casi dà delle belle schioppettate. Forza, veste seghe! Allora, curiamoci anche. E iniziamo a raccattare cose. Ma posso spaccare i vetri pure, no? Peccato. Sarebbe stato un assalto devastante. E... sono dentro. Hellman, deve essere lì. Mo piano piano controlliamo. Ora c'è ancora chi spara in modo abusivo, ma... impianti da combattimento. Allora. Si stanno a scannare, mi sa, eh? Ma non hanno ancora capito che adesso arriviamo con stile. Merda. Non è granché devastante, o meglio, ti dà una grande soddisfazione, ma... vabbè, se ti ci metti davanti, signori, li inchiodi al muro. Cosa buona e giusta, tra l'altro. E... allora, ricordiamoci una cosa molto importante, come detto, di... hackerare sti cosi adesso, visto che guadagniamo un bel po'. Ah, come cazzo si fa? Scusa, sta chiuso qua. Si può passare. Ah, sì, allora vedi. Volevate fare i furbi, sparare. Sono no, disarmato. Ah, è un venditore. Che cavolo ci fai qui? È il mio distributore. Mi chiamo Marty. Ah, scusa. I corporativi del cazzo sono arrivati. Hanno preso tutto. Mi hanno sbattuto qui e hanno chiuso la porta. Non sembri preoccupato. Non è la prima volta. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io mi scrollerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. Ok, dai, non ti preoccupare. Stavano con loro un uomo. Mi serve un civile. L'avrai sicuramente visto. Mm-hmm. Non sono Jack. Dove lo tengono? Nel vecchio garage. Probabilmente nella stanza di sopra. Grazie. Se fossi in te, resterei qui al sicuro. È quello che intendo fare. Comunque, la 212, dove tengono Hellman? Io vado lì. Aspetta. Ok, ti copro. Per curiosità. Così a caso. Merda, quanta gente passa di qua? Chiunque voglia fare rifornimento senza telecamere intorno. Non molti. No, certo, non posso. Ma tutti generosi con le mance. Capisci? Adesso cambio sì. Della tua pessima memoria.
Non preoccuparti, dimenticherò anche te. Fermi. Personaggio. Livella. E vai di agheraggio estremo. Però mi devi togliere la linea di comando, mi sa, perché sennò rimango impallato e niente. Vabbè, lo faccio. Sempre preoccupato. Non è la prima volta. No. Quando la polvere calerà, i problemi spariranno in qualche modo e io mi scro. Mica te incazzi se aghero qua, no? Insomma. BD. Dovrei fare 1C arco 2, no? Devo fare 1C. Vabbè. BD. Quanta 5 1C BD E9 e la mamma puttana. Collerò tutto di dosso e tornerò al lavoro. E vabbè. Vabbè, scusa, pensavo che stessimo parlando, ma non è che ci possiamo stare qua. Non so quanti soldi ha preso in realtà. Vinile, non si sa mai. Ma allora, il vecchio garage è questo. La stanza super. 1600 ce ne ha dati. Bah. E meno male che ne abbiamo falliti la maggior parte. Se no, chissà quanti ce ne dava. Questo l'avevamo pure già trovato. Sì. Chi ti manda? Ehi, calmo. Dobbiamo parlare. Chi? Io rinnovo Arasaka. Volete portarmi indietro? Lo scarafaggio non sa dove scappare. Kagemura. Ha esaurito le alternative. Tappagli quella bocca. Non sei suo fan, eh? E neanche tu ti sei fatto un nuovo fan. Quel pezzo di merda non sa di chi avere più paura, di te o dell'Arasaka. E vabbè, quindi come la mettiamo? Stordisci Hellman. E questo? Niente di personale. Se non sbaglio, dovevi avvertire Takemura dopo aver preso Hellman. Sì, tra un attimo lo chiamo. Sì, c'avevamo pure un appuntamento con Takemura che ci sta aspettando da 2 giorni probabilmente. Non ammazziamo questo, eh? Vedremo. Ma ricorda, hai in mano Hellman, è un'ottima carta. Giocatela bene. Takemura mi ha salvato la vita, ricordi? Perché era nel suo cazzo di interesse. Per lui sono affari. Non è tuo amico. Takemura, buone notizie. Ho preso Hellman. Vivo? Che cosa ha detto? Vivo, vivo. Non è molto loquace. Gli parlerò al Sunset Motel. Ti raggiungerò. Tienilo lì fino al mio arrivo. D'accordo, a dopo. Vabbè, penso che comunque possiamo continuare con tutte le linee di aggressività. Allora, aspetta che mi sarà impallato il coso delle armi. Io prendo ma tu chi sei, scusa? Questo non è che va alla Rasaga e gli va a dire cose. Io non è che mi fidi di sta gente, quindi. Meglio portarlo dove potete parlare con calma. Eh sì, allora. Samuse. Sembra che i tuoi nuovi ciumba siano qui. Azzo, c'è, sì, sta, certo. Agita. Portalo fuori e buttalo sulla moto. Grande, cari. Sulla tua moto? Aspetta qui. È arrivata la cavalleria. Vedo. Tutto sgombro. Lungo la strada non abbiamo visto nessuno. Ma meglio non tardare. Che vuoi farne di lui? Posso solo fargli, diciamo, alcune domande importanti. Spero proprio che avrai risposte importanti. Abbiamo fatto tutto sto casino. Qui abbiamo finito. Tutto pulito. Mi dicono che Mitch è vivo grazie a te. Grazie a V e a Panam. Tutte e due mi hanno salvato il culo.
Spero ne sia valsa la pena. Solo ho cercato di avvertire Scorpion, ma lui... Forse potrei esservi d'aiuto. Hai già aiutato abbastanza. Ho cercato di fermarlo. Certo, voltati pure. Fanculo a tutti. Sei bravo a fottertene, eh? Senti, non è stata colpa di Panam. Attento. Di te non mi fido del tutto. E comunque, non ho puntato il dito contro nessuno. Sì, come no? Panam mi stava solo aiutando. È colpa mia se la via è precipitato. Se non fosse stato per me, Scorpion e i suoi non sarebbero andati a cercarlo. È la verità. Quando sei un Aldecaldo, sei sempre responsabile per te e i tuoi fratelli. Le circostanze non cambiano nulla. Forse Panam dovrebbe chiedersi se è ancora un Aldecaldo. Porca puttana! Ehi, non preoccuparti per sola. Gli passerà. Non me ne frega niente. Però a lui frega di te, Panam. Non appena ha saputo cos'era successo, ci ha ordinato di seguirvi. Era preoccupato che potesse succederti qualcosa. Ha ordinato di... Ascolta, forse al momento voi due non riuscite a capirmi. Ma siete una famiglia. E Sol farebbe di tutto per la famiglia. Il punto è se faccio ancora parte della famiglia. Lo sai che è così. Torna da noi. Capisco. Mi spiace che tu abbia dovuto assistere a questo spettacolo. No, don't worry, don't worry. Non sono mai semplici. Ma me la caverò. Bene, bene. E tu... Tu fai attenzione, va bene? E adesso che farai? Tornerai a Night City? Sì. Cioè, credo di sì. Devo fermarmi a rifletterci. Su tutto quanto. Immagino che sia finita. Alla prossima. Stanno arrivando. Avete un minuto. Muoviamoci. Alla prossima. Abbi cura della moto di Scorpion. Adesso è tua. Ma io volevo quella col portapacchi. Se devo trasportare tipo questo. Vabbè. È uguale, eh. Troviamo il modo di caricarlo sopra. E quindi, allora, Hellman, a posto. Ehi. Il rumore è arrivato prima dello schiaffo, però va bene. Cos'è questo posto? Voglio parlare della tua invenzione, il biochip che hai creato per la Arasaka. D'accordo, ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Guarda come ha cambiato subito tono. Guarda. Bello. Non mi manda nessuno. Ho un problema e tu mi aiuterai. E questo cosa ha a che fare con il biochip? Io diciamo proprio specifico? Vabbè, la tua tecnologia così, mi sta uccidendo. Vago. Dubito che tu l'abbia pubblicizzata così. Se vuoi aprire un reclamo, mi servono più dettagli. Ho il costrutto di Johnny Silverhand conficcato in testa. E non lo voglio. Silverhand? Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? Lascia fare. È una lunga storia, ma... È una lunga storia. Se la Arasaka mi trova, sono morto. E anche tu. Quindi, non abbiamo fretta. E la cosa mi interessa. Davvero? L'ho rubato a Yorinobu Arasaka. Era per un cliente, ma il cliente non mi ha mai pagato. E tu hai deciso che il posto migliore per tenerlo era nella tua cazzo. No, se stava scongelato. È stata una cattiva idea. Il costrutto mi ha riavviato quando mi sono beccato un proiettile in testa. Sapevo che il piano di Yorinobu sarebbe fallito, ma non credevo che sarebbe andata così. La preziosa tecnologia della Arasaka a spasso per le strade. Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. So che non posso togliermelo.
Il mio bisturi. Hai mostrato a un cazzo di dottore di strada? Chi altro lo sa? Mi serviva aiuto. O credi che abbattere una V della Kangtao sia stata la prima cosa che mi è venuta in mente? In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più... cosciente? Aggressivo? È il biochip a essere unico. Non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara! Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo! Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Come doveva funzionare esattamente questa nuova versione? Pensavate di cacciare l'engramma delle persone fuori dal loro corpo? È una cosa voluta! Durante i test, pensavamo che il corpo sarebbe stato neuralmente indifferente all'installazione. Vuoi dire morto? Sì! Il che rende la tua situazione molto interessante. Non eravamo abbastanza morti, diciamo. Quanto potrebbe costare l'immortalità? Chi potrebbe permettersi questa tecnologia? Nessuno. Il modello non doveva andare sul mercato. Il prototipo è stato un ordine diretto di Saburo Arasaka. Ha supervisionato personalmente l'intero progetto. Quindi se non fosse per Yorinobu, nessuno l'avrebbe scoperto. E se non fosse per te, il progetto non sarebbe stato un successo. È una scoperta incredibile. Sì, sì, magnifico. La tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Non è che mi fidi più di tanto, ti siamo appena conosciuti. Prima dovrei guadagnarti la mia fiducia. Come pensavi che sarebbe andata? Se vuoi che ti aiuti, dovrò esaminarti. Vabbè. Ok. Incredibile. Sembra che... incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Bisogna vedere se ci sta aiutando in realtà, Johnny. Oh, cazzo. Che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene. Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare, indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta! ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. È in Svezia! Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Ah, molto bene. Aspetta, hai detto che il progetto era in fase di test. Non puoi sapere come finirà. Oh, invece sì. Ho appena visto il costrutto divorare il tuo cervello. È programmato per assimilare il nuovo ambiente a tutti i costi. Il tuo piccolo cervello di carne non può nulla contro di lui. Quindi, qualunque cosa io faccia, prima o poi l'engramma vincerà. Sì. E da ciò che ho sentito su Silverhand, mi sembra esattamente il suo stile. Ah, la mia reputazione è cresciuta ed è diventata leggenda nella Arasaka. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Vabbè. Non sono qui per una lezione di filosofia. Non è filosofia, è neurobiologia. E le tue prove hanno appena confermato le mie ipotesi. Hai notato qualche influenza del costrutto nelle decisioni che prendi? Uff, dacci un taglio. Per quanto riguarda le mie decisioni, Johnny è solo una voce nella mia testa. Che però ogni tanto ce dà una mano. Un'opinione diversa, diciamo. Non può costringermi a fare nulla. Concordo al 100%. Sei un padrone di casa da... Non è come vincere una discussione. L'equilibrio si sposta. Lento, ma inesorabile. Sai che ti dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kangtao. Ma che stai fuori? Proverò, non basta. In effetti,
Sembra quasi che tu voglia guadagnarti il favore dei cinesi. A mie spese. Ti rendi conto di quanti dati hai nella testa? Anche se non potessi aiutarti, quei dati devono essere salvati. Che mi venga un colpo. Questo povero coglione ha appena ammesso che hai ragione. Al diavolo la Kang Tao. Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Io ti offro di... Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura. Che diavolo ci fa lui qui? Lascia fare. Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Li mettiamo nel cloud? Anche perché che ci facciamo noi con i progetti? Non credo che ci capiamo una sega. Meglio di niente. Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnica. Appunto. O Victor o... boh. Che cosa gli farai? Non ho ancora deciso. Bene. Stai parlando sul serio. Mi conosci, so essere impulsivo. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Poi ci vediamo all'altro appuntamento. Spero che potremo giungere ad un accordo. Aspetta, fammi vedere le specifiche del prototipo. Analisi preliminare, sintesi del progetto. Contrariamente a Relic 1.0, l'ultima versione del prototipo del biochip non è progettata soltanto per conservare un engramma digitalizzato per comunicazioni basilari, ma può anche ospitare un costrutto di personalità migliorato in grado di funzionare in modo indipendente e di essere reimpiantato in un nuovo corpo ospite organico. Il costrutto di personalità migliorato del Relic 2.0 preserva la maggior parte delle funzioni primarie cognitive e motorie, sebbene virtualizzate, del soggetto. I test preliminari mostrano un output emotivo al 75% dei livelli di conformità. Nota, abbiamo verificato soltanto la coerenza della matrice del costrutto, non la sua autenticità percepita. Mentre le fluttuazioni volitive oscillano dall'80 al 90% della conformità. Il successo dell'engramma migliorato è per lo più dovuto all'uso di strutture di poliglicoli sperimentali, nonché di nuovi replicatori neuronali a granuli sintetici. Un prerequisito dell'attivazione del Relic 2.0 consiste nella cessazione delle funzioni vitali del corpo ospite, morte cerebrale o arresto cardiaco, cosa che era appunto accaduto anche a noi. Soltanto l'arresto completo e irreversibile dell'attività neurale permette all'engramma di mettere radici e di prendere il controllo del corpo tramite il riavvio. Studi clinici con soggetti in punto di morte biologico hanno dimostrato la corretta attivazione delle funzionalità base del Relic 2.0. Nei casi in cui i soggetti hanno subito una morte biologica, il biochip ha messo radici e ha dimostrato segni promettenti di attività prima di fermarsi. L'identificazione delle cause di tali fallimenti, nonostante il raggiungimento di tutti i requisiti tecnici, sarà il primo passo verso una svolta negli studi, ovvero la completa attivazione del costrutto del Relic 2.0 in un corpo ospite organico adeguatamente preparato. Descrizione completa degli obiettivi e della sezione. Sicuramente nel tuo interesse. Ok, io vado, vi lascio, mi raccomando. Non lo dimenticherò. Sarei curioso. Oddio. Hai visto? Cristo santo, guarda qua. Inaccettabile. Disumano. Non duro che parla. Io sono diverso. Ne avrai a secchia. Figli di puttana. Allora, aspetta. E tu sei davvero paranoico. Ma non lo vedi? Come le corporazioni stanno distruggendo il nostro mondo pezzo dopo pezzo. Non puoi fare finta di niente. Famo le due chiacchiere. Se vuoi dire qualcosa, dilla. È evidente che c'è qualcosa che ti rude. È da un po' che cerco di capire come sei fatto. Per sapere con chi ho a che fare. All'inizio pensavo che fossi solo sfortunato. Ma dopo un po' ho capito qual è il tuo vero problema. Non sei altro che un teppistello di Eivud che ha trovato il fegato di allontanarsi un po' da casa. Ma il meglio che riesci a fare è dare la caccia agli scav per qualche anni. Vabbè, facciamola finita con le stronzate. Sto cercando solo di aiutarti.
Non mi serve il tuo aiuto e non lo voglio. Levati di torno, ne ho abbastanza di te. Ok. Incontra Takemura. Vabbè, questa è l'altra missione, immagino, non questa, giusto? Oddio, non lo so, aspettate che qua Takemura. Sì, infatti, questa linea temporale, diciamo, l'abbiamo finita, linea temporale tra virgolette, questa serie di mission legate alla tipa là dei nomadi, quindi ci abbiamo questa di incontrare Takemura e sempre quello dei Voodoo Boys. Va bene, allora ragazzuoli, io direi che a questo punto ci possiamo anche salutare qui con questo appuntamento. Poi magari alla prossima ci facciamo un po' di missioni secondarie, vediamo un pochino perché abbiamo, come detto, una marea di cose da fare. Thornton Colby compra il veicolo, vabbè, questo è questione di monetas che non abbiamo, tra l'altro. E poi ci sono varie missioni che possiamo fare, cioè varie missioni della serie, tutti sti puntini gialli sono missioni. Quindi qualche missione da fare è relativa come cosa. Anche perché non tutte sono segnate, nel senso questa è così, dobbiamo andarci e ci sblocca un'altra missione. Quelle già segnate sono quelle che abbiamo ricevuto. Va bene, va bene. Comunque, come detto ragazzi, mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Seguitemi anche sugli altri social, secondo canale quel tale Ale Games, e sul sito per le live. Ci vediamo alla prossima, dai! Un saluto a tutti da quel tale Ale.